protagonista della serata sarà il coro Artemia di Tor Viscosa. Spendo due parole su questo complesso. È un complesso giovanile di ragazze dai 12 ai 20 anni, diretto da Denis Monte. È uno dei complessi corali italiani più affermati a livello assoluto, anche a livello europeo. Quindi è veramente un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia che noi volentieri abbiamo ospitato in questo cartellone, al quale abbiamo affidato, diciamo, l'onere e l'onore di aprire il cartellone. Presenteranno un programma vario con musiche di Britten, di Piazza e di Kocsár. Quindi siamo nel Novecento pieno, quindi musica contemporanea, quindi ecco che anche lo strumento, diciamo, organo, che si pensa essere uno strumento antico, viene qui utilizzato, diciamo, da compositori contemporanei. Il pubblico che verrà ad ascoltare i concerti dovrà rispettare le regole che si rispetta ovunque, quindi mascherina, lavaggio delle mani, eccetera. Però se sarà una bella giornata, come io auspico, le porte della chiesa saranno aperte, quindi insomma il pubblico che non potrà entrare in chiesa lunedì 27 potrà anche stare nella piazzetta, che è una zona pedonale, sì, ed ascoltare, è stata sistemata, quindi potrà ascoltare il concerto anche stando all'esterno della chiesa. Anni appunto che il Coro Polifonico di Ruda organizza questa manifestazione, questo festival, che ha sostanzialmente due scopi o due obiettivi. Il primo è quello della valorizzazione degli strumenti, cioè degli organi a canne della nostra regione, che sono tantissimi, e l'altro è quello di valorizzare il canto corale, e quindi mettendo insieme coro e organo appunto proponiamo al pubblico e agli appassionati di musica dei concerti che sono quasi sempre degli unicum.